Grazie e bentornati sul canale. In questa serie di video sulla craniologia, appunto, parleremo oggi della mandibola. La craniologia è lo studio del cranio dal punto di vista antropologico, ma anche lo studio, appunto, della sua anatomia e della sua fisiologia, con chiaramente qualche nota clinica che vi darò, in quanto chiaramente io sono anche un medico odontoiatra e quindi chiaramente vi posso dare delle informazioni in più. Vi parlerò quindi, come vi dicevo all'inizio, di quest'osso molto importante del cranio, forse a mio avviso l'osso più importante del cranio, che è appunto la mandibola. Dal momento che la sua anatomia non è semplice, cercherò in primo luogo di semplificarvela, ma allo stesso tempo vi dividerò questo video in due parti. Quindi andremo a vedere l'anatomia della mandibola in due parti sostanzialmente. Cominciamo per quanto riguarda appunto l'anatomia di base. La mandibola è appunto un osso che viene appunto denominato come un osso impari e mediano. È l'osso che contiene i denti dell'arcata dentale inferiore e allo stesso tempo sostanzialmente è l'unico osso mobile del cranio, che ha la forma a ferro di cavallo ed è costituita sostanzialmente da un corpo e da due rami. Qui infatti potete vedere il corpo della mandibola e i due rami. Nella foto in alto vedete appunto la mandibola vista frontalmente, nella foto in basso invece vedete la mandibola vista praticamente da dietro, come se ci stessimo appunto alle spalle. Poi andremo a vedere meglio in 3D, in modo tale da capirci anche meglio. Per quanto riguarda il corpo della mandibola ci sono diverse strutture anatomiche molto interessanti e molto importanti. In primo luogo la cosiddetta protuberanza mentale, che più correttamente si definisce come sinfisi mentoniera o sinfisi mentale, cioè il mento sostanzialmente. Se voi vi toccate lo sentite, la connotazione del sapiens è quella proprio di avere questa protuberanza ossea che è il mento. Nei primati, il mento, nei primati non umani, il mento è assente. Poi c'è anche il cosiddetto foro mentale, foro mentoniero, dove passa appunto il cosiddetto nervo mentale, e chiaramente questo foro mentoniero è molto importante perché in alcuni casi ci può essere un loop, per esempio, del nervo. E quindi chiaramente in alcuni casi l'anestesia, soprattutto da primo e secondo premolare, non sempre può funzionare dal punto di vista clinico, ma è anche molto importante nella chirurgia implantare, per esempio, conoscere dal punto di vista anatomico ciò. Chiaramente per questi aspetti più chirurgici e più clinici vi rimando ai video specifici del mio canale che ho fatto di chirurgia orale e di implantologia. Tra le altre strutture anatomiche molto importanti, appunto, abbiamo i cosiddetti processi alveolari che contengono appunto le alveoli dentali dei 32 denti dell'arcata dentale inferiore. 32 se ci sono, scusate, dei 16 denti dell'arcata dentale inferiore, però in alcuni casi possono essere 14 se mancano ovviamente gli ottavi. Poi tra arcata superiore e arcata inferiore abbiamo appunto 32 denti, se sono presenti gli ottavi, cioè i denti del giudizio, se sono assenti ovviamente saranno 28 in totale. Tra le altre strutture anatomiche molto importanti abbiamo delle prominenze dietro i denti del giudizio che prendono il nome di trigoni retromolari. Poi ci sono le fossette della ghiandola sottomandibolare e della ghiandola sottolinguale, che appunto accolgono queste ghiandole. E poi chiaramente il punto d'incontro tra il ramo e il corpo della mandibola prende il nome di angolo della mandibola o anche gonion. Importante la tuberosità masseterina e la tuberosità pterigoidea, dove appunto si inseriscono gli omonimi muscoli. Interessante anche la lingula mandibolare, o diciamo spina dello spix, viene anche denominata, che è un punto di repere molto importante per l'anestesia tronculare, il blocco del nervo alveolare inferiore. Sulla superficie interna del ranus si trova la lingula mandibolare, dove appunto c'è il foro mandibolare, qui esce il nervo alveolare inferiore, quindi è qui che bisogna andare appunto a fare con l'ago l'anestesia. Il foro mandibolare si continua poi all'interno della mandibola nel canale mandibolare, dove decorrono l'arteria e il nervo la vena alveolare inferiore. E questi ovviamente sono molto importanti dal punto di vista clinico, soprattutto se si devono estrarre gli ottavi, perché appunto bisogna valutare la posizione delle narici dell'ottavo inferiore con il canale mandibolare.
ma anche questo vi rimando ai video di chirurgia orale specifici. Andiamo anche a vedere in 3D il tutto. Sto utilizzando un'app per smartphone che si chiama Anatomy Learning, bellissima, ve la invito appunto a scaricare, poi ve la linko qui sotto anche in descrizione nei commenti. Compatibile sia per il sistema iOS sia anche per Android. Io adesso in questo momento lo sto utilizzando per Android. Per quanto riguarda il ramo della mandibola, qui si vede meglio, praticamente il ramo si va a suddividere verso l'alto in due processi, uno che è il processo appunto coronoideo anteriore sostanzialmente, dove c'è l'inserzione del muscolo temporale, e l'altro invece che è il processo condiloideo o condilomandibolare, che è situato posteriormente, che prende parte all'ATM, cioè prende parte a formare l'articolazione temporomandibolare. Qui potete anche osservare la testa il condilo mandibolare, che ha una testa e praticamente ha un polo mediale che è più alto e un polo laterale che è più basso. L'incisura semilunare, che sarebbe appunto questa qui, proprio perché ha la forma di una semiluna, come vedete, va a separare il coronoide dal condilo stesso della mandibola. Qui possiamo appunto vedere, diciamo, la mandibola dal basso. Quest'osso qui è l'osso ioide, di questo poi anche qui farò un video a parte perché è un osso molto 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 importante. Continuando sempre a parlare appunto della mandibola, abbiamo visto i tratti anatomici principali, quelli più importanti. Volevo anche farvi vedere, diciamo, la fossetta anche digastrica e le cosiddette apofisi geni, per i muscoli appunto genio glosso e genio iudeo, che si trovano appunto a questo livello, prendono anche il nome di spina mentale. Detto ciò, e avendo parlato di quella che è l'anatomia generale della mandibola, che trovate su tutti i libri, che io chiaramente vi ho semplificato, eccetera, adesso dobbiamo invece andare a vedere anche delle cose più pratiche, degli aspetti anche più funzionali e più antropologici anche della mandibola stessa. La mandibola è un osso cranico molto importante perché appunto, non soltanto per le sue funzioni, che è l'unico osso mobile del cranio, ci permette di parlare, di respirare, di diciamo di masticare i cibi, ha tantissime funzioni, ma è anche molto importante dal punto di vista dello studio dell'evoluzione umana, perché molti resti umani sono costituiti soltanto da mandibola. La mandibola è l'osso più resistente del corpo umano, l'osso più duro del corpo umano, perché ha tantissime inserzioni muscolari e chiaramente è molto 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 resistente. Per questo si conserva molto bene nel corso del tempo. Esempio, sappiamo tutti la morte di Hitler: nel suo bunker fu trovato un cadavere semicarbonizzato, caratterizzato appunto da diciamo questa mandibola semidistrutta. È chiaro che col riconoscimento dentale fu attribuito ad Adolf Hitler, per dirvi l'importanza che ha la mandibola, anche nei contesti, diciamo, incendiari, la mandibola si conserva abbastanza bene come osso. Nel prossimo video andremo a vedere tutti questi aspetti più funzionali, anche più antropologici, per quanto riguarda la mandibola. Andremo a parlare di angolo mandibolare, di indice di robustezza della mandibola, dell'angolo mentoniero e poi anche di un po' di filogenesi della mandibola. Tuttavia, io con questo video mi fermo. Ci vediamo quindi alla seconda parte per quanto riguarda la mandibola. Vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del video. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!